questo nuovo appuntamento con il progetto Assisti Abruzzo, sono Maria Rosaria Russo e oggi parleremo di controlli di primo livello con Alessandro Ciccone. Vi do il benvenuto. Aspetteremo qualche minuto, logicamente, per far entrare un po' anche chi si sta collegando con qualche minuto di ritardo. Vi ricordo di utilizzare la chat per ogni interlocuzione con noi, sperando appunto che questi momenti siano utili anche per un confronto con voi e proprio sui contenuti di queste diciamo, mattinate che stiamo passando insieme. Quello che vi chiedo è appunto di segnalarci, come sempre ora gli stiamo chiedendo, di se ci sono diciamo, problemi. È chiaro che appunto abbiamo appunto una piattaforma di learning che ha una sua strumentazione per la formazione a distanza. Come sapete, queste sezioni sono registrate e le registrazioni le trovate poi sulla pagina Eventi PA che è appunto dedicata a questo percorso. Allora, siamo in 37, inizierei appunto a chiedere ad Alessandro di attivare la sua webcam. Buongiorno Alessandro. Allora, come Buongiorno, buongiorno dicevo, a tutti. questa è una appunto mattinata che un po' continua, diciamo, quanto era stato già illustrato da Stefania Maselli nella precedente mattinata. Restano ancora altri due appuntamenti. I prossimi due appuntamenti saranno sul codice dei contratti pubblici e saranno tenuti dall'avvocato Caruso. Nel frattempo, appunto, che si uniscano altri colleghi, ricordo che appunto la task force di assistenza tecnica del Formez sull'FSC ha due coordinatori territoriali, e sono uno appunto Alessandro Ciccone, che conoscete, che è appunto il referente sulla sede dell'Aquila, e Stefania Maselli, che è la referente sulla sede di Pescara. Quindi sono le nostre due antenne sul territorio ai quali potete rivolgere qualsiasi appunto richiesta. Logicamente appunto avete anche la mia disponibilità per tutte le questioni appunto relative all'organizzazione delle attività. E logicamente poi c'è una rete di consulenti dedicata all'assistenza tecnica del PSC e poi è chiaro che in primis la governance del programma è in capo al Servizio Politiche Nazionali e alla dottoressa Murri, che appunto svolge il ruolo di organismo di programmazione del programma. Allora, nell'attesa che ormai diciamo, i 3 minuti li abbiamo passati a un po' fare una sorta di riepilogo, a questo punto siamo in 41, quindi io inizierei a dare la parola ad Alessandro perché appunto i contenuti sono tanti, però io vi chiederei appunto di attivarvi per qualsiasi questione attraverso la chat, quindi utilizzatela in modo appunto proattivo, proprio per chiedere appunto approfondimenti e indicazioni. Alessandro, io ti lascio la parola. Sì, allora di nuovo buongiorno a tutti. Oggi proseguiamo il discorso sulle attività di controllo di primo livello amministrativo contabile, già iniziata dalla collega Maselli, e continueremo appunto con l'argomento delle tipologie di controllo, con gli strumenti per l'esecuzione del controllo, i documenti da controllare e un esempio, cercheremo di fare un esempio di checklist già formalizzata.
Per quanto riguarda il sistema di controlli, è bene ricordare appunto che il SIGECO della Regione Abruzzo, del PSC, perché lo chiamiamo PSC, che raccoglie tutti gli FSC, prevede un sistema di verifica e controllo appunto che garantisce la legittimità del sistema stesso, garantisce la legittimità della spesa e garantisce di prevenire e individuare criticità e irregolarità della spesa stessa. I soggetti che intervengono nel sistema dei controlli sono il NUVEC, il nucleo di verifica e controllo dell'Agenzia della Coesione, l'organismo di certificazione della Regione Abruzzo, il RUAP barra organismo di partecipazione per quanto riguarda la Regione, il RUAP barra RDL, i controllori di primo livello che vengono appunto nominati e che svolgono la tipologia di controllo e sorveglianza. La Regione Abruzzo ha organizzato appunto il PSC, inserendo i diversi interventi in area tematica e in temi prioritari e all'interno dei propri servizi regionali e dei propri uffici. I controllori di primo livello vengono nominati dal capo dipartimento all'interno dei servizi del dipartimento stesso e vengono individuati nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di gestione e controllo. Questo perché appunto per evitare che gli stessi funzionari non svolgano contemporaneamente il ruolo di controllori e controllati. Questo grazie al principio di terzietà dei controlli individuato dalla Regione Abruzzo, che ha adottato praticamente il seguente schema operativo. La separazione tra gestione e controlli viene appunto garantita da questo duplice sistema, un modello accentrato o un modello ad incrocio. Il modello accentrato permette che ogni singolo servizio effettua i controlli sugli altri servizi. Quindi nel primo caso, quindi nel modello accentrato, il servizio Z, per esempio, controlla le operazioni del servizio Y e del servizio Y e è l'unico che fa controlli, mentre per quanto riguarda il sistema d'incrocio abbiamo il servizio X che controlla il servizio Y, il servizio Y che controlla il servizio Z e il servizio Z di conseguenza che controlla il servizio X. Quindi in questo caso viene garantita la separazione delle funzioni tra gestione e controllo. Per quanto riguarda i controllori di primo livello, esercitano nel corso delle loro operazioni, svolgendo una corretta e effettiva esecuzione per garantire la regolarità e la legittimità, sia sotto gli aspetti amministrativi, contabili e finanziari dell'operazione. L'obiettivo principale, infatti, dei controlli di primo livello è assicurare l'efficiente e regolare impiego delle risorse nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, accertandone naturalmente il rispetto e la conformità dei controlli delle spese alle norme vigenti. Con tali verifiche praticamente si accertano che le spese siano reali, che i prodotti o i servizi del progetto siano stati conformemente alle decisioni di approvazione dell'intervento e che le domande di liquidazione del soggetto attuatore barra beneficiario siano corrette. Le verifiche appunto sono tese inoltre ad accertare che non sussista, cosa molto importante, un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari. Questo, se viene stabilito a monte, è possibile su un'intera operazione, ma non è possibile che una stessa tipologia di spesa possa essere cofinanziata da due fondi diversi. Una delle finalità poi principali del controllo di primo livello è quello che, visto che viene fatto comunque precedentemente il saldo e precedentemente l'attestazione di spesa, è fondamentale per permettere l'erogazione del contributo spettante. Allora, quindi, come abbiamo già detto, i controlli di primo livello sì, inizialmente sono controlli amministrativi on desk e verificano appunto che la realizzazione delle operazioni sia coerente e completa. E che attraverso di essa possiamo attestare che le spese dichiarate siano effettivamente sostenute secondo la definizione di costo realizzato, quindi tutta la spesa è quietanzata, già effettuata, le procedure eseguite e le spese sostenute sono conformi alle norme comunitarie, nazionali, regionali, anche in riferimento a casistiche di aiuto, le domande di erogazione di finanziamento effettuate appunto dal soggetto attuatore beneficiario sono corrette e conformi a quanto previsto dai provvedimenti di approvazione del progetto stesso.
E quindi con la verifica on desk si assolve l'obbligo anche di monitoraggio. In particolare, fondamentale, soprattutto per l'erogazione del saldo, sarà verificato l'avvenuta trasmissione della scheda finale di monitoraggio compilata in ogni sua parte. Quindi, molto importante è verificare la coerenza del progetto con il sistema di monitoraggio SGP e la verifica che sul sistema SGP, come già detto dai precedenti colleghi, siano inseriti tutti i campi anagrafici, finanziari, procedurali e tutti gli indicatori richiesti dal sistema. Per quanto riguarda il sistema dei controlli di primo livello, naturalmente è importantissimo far riferimento ai tre documenti fondamentali perché danno le direttive e le informative utili per poter svolgere questi controlli, che sono il SIGECO, il manuale di gestione e naturalmente le linee guida di ammissibilità della spesa. Per quanto riguarda il SIGECO, approvato con DGR 967, l'ultimo approvato con DGR 967 del 3 dicembre 2018, al paragrafo 4.5 prevede appunto che i controllori di primo livello comprendano una serie di operazioni da fare. Questo è importante perché spesso purtroppo molti RUP si lamentano dell'enorme documentazione che i controlli di primo livello richiedono come controllo, però è la normativa stessa e la procedura che lo prevede e quindi naturalmente appunto noi sappiamo che noi dobbiamo attenerci al SIGECO, al manuale e all'ammissibilità della spesa e anche alla convenzione e quindi questi sono i nostri cardini di riferimento affinché noi possiamo svolgere nel migliore dei modi le nostre operazioni. Con il controllo amministrativo on desk, appunto, su base documentale sul 100% della spesa, mentre quelli in loco vengono fatti su una percentuale stabilita post. Facciamo un controllo su tutti gli atti amministrativi propedeutici alla spesa, che possono andare appunto dalla fase di selezione e individuazione dell'operazione alla fase della gara, se ci riferiamo a opere pubbliche. Io oggi cercherò soprattutto di fare riferimento a checklist di opere pubbliche perché sono quelle maggiormente utilizzate da noi, anche se poi da manuale appunto abbiamo checklist per quanto riguarda aiuti e checklist per quanto riguarda le risorse strumentali. Siccome sono le più lunghe e le più complesse, ho pensato di far riferimento quasi esclusivamente a queste checklist. Quindi naturalmente per il controllo dell'operazione noi andiamo sia dalla fase di selezione e individuazione dell'operazione, dalla fase dell'individuazione del progettista, appaltatore e fornitore, su tutte le spese sostenute. Su tutte le spese sostenute. Quindi il beneficiario del finanziamento praticamente è tenuto a trasmettere al RUA barra RDL, a seconda se parliamo di 1420, FSC 713 o 1420, tutta la documentazione riguardante all'intervento, quindi dalla sua parte iniziale che consenta di effettuare il controllo di primo livello e che a seconda della tipologia dei lavori, che possono essere appunto della tipologia di spesa, che può riguardare lavori, forniture, beni e servizi, aiuti, risorse strumentali o personale, l'attestazione deve essere sia della documentazione di spesa e la documentazione deve essere tale da poter attestare la realizzazione delle attività. La rendicontazione delle spese, della spesa sostenuta, che può essere fatta anche con costi standard, nella maggior parte dei casi è riferita a costi reali. È predisposta appunto dal beneficiario attuatore del finanziamento e consente di verificare effettivamente l'intera spesa sostenuta per l'intero progetto a fronte di impegni assunti, comprovati o da fatture regolarmente quietanzate oppure da documenti contabili aventi natura probatoria equivalente. Il RUA o RDL regionale ha l'obbligo di archiviare nel fascicolo di progetto la documentazione attestante i controlli svolti. Stessa cosa vale per il manuale di gestione, dove vengono ancora più dettagliate le operazioni di controllo di primo livello. Infatti, nel paragrafo 9.1 del manuale viene stabilito che i controlli appunto amministrativi on desk sono effettuati prima dell'erogazione del saldo. In ogni caso, comunque, sempre prima dell'attestazione di spesa. Poi, naturalmente, come già detto, ogni checklist può essere riferita a una determinata operazione e quindi potranno essere declinate e dettagliate dai controllori di primo livello anche specifiche e singole funzioni all'interno della checklist. In tal caso, però,
deve esserci l'approvazione dal RUAP o dal Servizio di Programmazione Nazionale. Per il controllo di primo livello sul soggetto attuatore, circa la tenuta della documentazione di intervento e le procedure, è necessario quindi acquisire tutti gli atti da parte del controllore. Il progetto quindi iniziale da porre in essere, gli atti riferiti alla procedura di individuazione dell'esecutore, le eventuali varianti autorizzate, gli eventuali SAL presentati dall'esecutore, le fatture, i dispositivi di pagamento, che appunto possono essere anche documenti probatori equivalenti. Tali documenti saranno analizzati al fine di verificare la regolarità innanzitutto dell'affidamento nel caso di opere, progettazione e servizi, e l'ammissibilità dell'effettivo sostenimento delle spese. Quindi l'analisi è soprattutto effettuata per cercare la corrispondenza della documentazione contabile rispetto all'intervento approvato, cioè quindi tutto ciò che viene affidato deve fare riferimento a dei contratti, a delle fatture che poi, con cui poi vengono sostenute le spese. Sulla tempistica degli interventi, controllando appunto le date in cui le spese sono sostenute e naturalmente le date delle quitanze emesse e soprattutto l'esistenza della quitanza emessa. E tutto ciò deve essere praticamente conforme alle indicazioni previste sia nella normativa di attuazione che di pertinenza dell'imputabilità della spesa. È sempre verificata poi la sussistenza di una contabilità separata, una codifica adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione. Per contabilità separata, naturalmente nell'ordinamento italiano esiste solo la contabilità separata della contabilità IVA, quindi non intendiamo nello specifico quello, ma intendiamo una codifica che ci permetta all'interno del sistema contabile dell'ente di andare a verificare subito che quella spesa è effettivamente sostenuta con i fondi FSC-PSC. Molto importante poi è l'atto di concessione. L'atto di concessione viene sottoscritto dall'ente e nell'articolo, in ogni convenzione c'è un articolo specifico relativo ai controlli e verifiche dove viene stabilito appunto che il concedente, tramite il responsabile regionale incaricato e il RUAP, possono disporre anche ulteriori controlli allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza appunto nell'utilizzo delle risorse finanziarie. Inoltre, tali verifiche non esimeranno mai il concessionario nella piena e esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione del lavoro. Quindi un principio molto importante è questo, è che anche se noi effettuiamo un controllo, comunque la responsabilità primaria rimane sempre in capo al concessionario e la responsabilità rimane a lui. Quindi il controllo che facciamo noi è un controllo puramente amministrativo contabile per la verifica del corretto utilizzo delle risorse e quindi per la corretta esecuzione e realizzazione del progetto finanziario. L'atto di concessione, appunto, firmato, nell'atto di concessione viene stabilito che il soggetto attuatore beneficiario deve fornire i documenti, tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal responsabile regionale incaricato, quindi RUA o RDL, conservare la documentazione in originale di spesa per un periodo e dell'intera operazione per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa, ma tanto anche di più perché essendo la maggior parte in caso di appalti pubblici, naturalmente la documentazione di gara deve essere mantenuta per molto più tempo. Assicurare, come già detto precedentemente, una contabilità separata, più che altro quindi una codifica che consenta di individuare chiaramente la spesa finanziata, rendere disponibili o comunque trasmettere al responsabile della regione ulteriori dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, anzi è obbligato ogni 2 mesi ad aggiornare il sistema SGP e deve inoltre acconsentire a favorire lo svolgimento di tutti i controlli utili disposti anche successivamente dalla regione e da altre strutture competenti. Con il controllo amministrativo, appunto, ripetiamo per l'ennesima volta che lo facciamo sulla base documentale sul 100% della spesa e su tutti gli atti amministrativi propedeutici alla spesa. Questo
Qualora si rendesse necessario per particolari esigenze, è possibile anche un controllo sulla documentazione successiva agli atti amministrativi di liquidazione della spesa e quindi possono essere anche disposti controlli di primo livello che mirano a garantire addirittura la registrazione contabile, della spesa a vari livelli di gestione. E quindi farci dettagliare le spese effettivamente sostenute dai beneficiari per ciascun intervento finanziario, compresa la data di registrazione contabile, l'identificazione di altri documenti giustificativi, la data e il metodo di pagamento e altri documenti di supporto. Allora, i principi generali per l'ammissione della spesa sono già stati trattati dalla collega Maselli, li riepilogo velocemente. Vengono naturalmente dati in primis dai regolamenti comunitari poiché anche per l'FSC PSC la Regione Abruzzo adotta praticamente le stesse tipologie di ammissibilità della spesa per consentire appunto lo scambio di progetti coerenti tra i due fondi. E quindi di norma i regolamenti comunitari si limitano ad indicare che una spesa sia ritenuta inammissibile tout court, oppure le condizioni di carattere generale che rendono inammissibile una tipologia di spesa. Quindi naturalmente se una spesa non viene indirizzata inammissibile, praticamente è ammissibile e sulla base delle indicazioni per essere considerata ammissibile al finanziamento una spesa deve essere pertinente e imputabile ad un'operazione selezionata, effettivamente sostenuta dal beneficiario e quindi naturalmente comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalenti, quindi poi possiamo avere costi reali e costi standard, che è stato già spiegato dalla collega, sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese che per quanto riguarda la casistica di riferimento è dal 1 gennaio 2007 per l'FSC 713 e dal 1 gennaio 2014 per l'FSC 1420, cosiddetto master plan. Non ho messo una data di fine perché naturalmente è possibile dare proroghe e quindi una data certa al momento non l'abbiamo. Naturalmente per quanto riguarda il master plan possiamo affermare che la scadenza per la realizzazione dei progetti ad oggi è il 2025. La spesa deve essere tracciabile, verificabile attraverso una corretta e completa tenuta di tutta la documentazione, deve essere contabilizzata secondo le disposizioni di legge. Perché una spesa sia pertinente e imputabile ad un'operazione, i costi sostenuti devono essere direttamente o indirettamente connessi al programma, cioè naturalmente ogni tipologia di spesa deve essere riferita esclusivamente al progetto cofinanziato o finanziato. Quindi tutti i costi direttamente imputabili al progetto devono presentare un'inerenza specifica e imputabile anche se a più progetti, però devono avere una specifica esclusiva al progetto. Poiché una spesa sia effettivamente sostenuta, deve essere riferita a spese effettivamente sostenute corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario, cioè naturalmente quindi non possono essere prese per buoni spese effettuate da altri soggetti. Vale il principio di cassa e quindi il costo deve essere effettivamente realizzato a quella data, a meno che non parliamo di pagamenti differiti, come per esempio la contribuzione dei dipendenti, delle ritenute d'acconto, del TFR, dell'IRAP e altre tipologie di spese imposte e tasse. Per essere tracciabile, poi la spesa deve essere verificabile, deve essere inserita correttamente nella documentazione contabile e deve essere naturalmente conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente. Deve essere verificabile al momento della rendicontazione finale delle spese, comprovata appunto da fatture quietanzate, oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi valore di forza probatoria equivalente. I pagamenti, nel rispetto della tracciabilità, devono sempre essere effettuati mediante conto corrente, bonifico bancario o assegno non trasferibile, intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul conto corrente bancario. Quindi non sono pertanto ammessi pagamenti per compensazioni o per contanti che vanno a superare le soglie stabilite dai regolamenti e dalle leggi nazionali.
Appunto, diciamo di nuovo che non sono comunque ammissibili spese che risultino sostenute anche da altri fonti finanziari e quindi che prevedano un duplice finanziamento per la stessa spesa, come già detto in precedenza. L'ammissibilità della spesa, quindi, sempre in termini generali, è valutata secondo tre criteri: periodo di ammissibilità. Appunto, abbiamo già detto 1 gennaio 2007 o 2014, per tipologia di spesa. Quindi nel caso di aiuti o altri progetti, e per documentazione giustificativa. Questa è una parte importante per quanto riguarda i controlli in essere e soprattutto per quanto riguarda appunto i rapporti tra regione, ente e beneficiari, perché la maggior parte delle problematiche appunto riguardano la richiesta di una serie di tutta la documentazione necessaria per poter effettuare il controllo. La documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenuta, appunto, come abbiamo detto, deve sempre far riferimento a impegni giustificativi vincolanti, quindi contratti, lettere di incarico, ordine di servizio o altri documenti simili che hanno lo stesso valore probatorio. In tali documenti deve essere indicato in modo chiaro e univoco il nominativo del fornitore o del prestatore del servizio, del personale interno utilizzato, l'oggetto della prestazione e della fornitura o dell'attività svolta, la durata della prestazione, la tempistica della fornitura o dell'attività affidata al personale interno e inoltre ci deve essere praticamente esplicito riferimento a tale prestazione, fornitura e al progetto e riferimento soprattutto e il riferimento soprattutto al progetto finanziato. I pagamenti effettuati dai soggetti beneficiari, in analogia con quanto previsto per i fondi strutturali, devono essere, saranno attestati periodicamente e trasmessi all'amministrazione regionale. Tali attestazioni devono appunto contenere tutti i riferimenti e i documenti idonei alla certificazione del pagamento della spesa e devono essere conservati in copia originale sia presso il soggetto beneficiario del finanziamento che naturalmente nel fascicolo regionale del progetto. I principi generali, quindi abbiamo ancora bisogno di tutti i documenti per la descrizione dell'attività connessa al personale, alle spese del personale, dei documenti di giustificazione delle spese generali, se ammissibili, perché non sono ammissibili per tutte le tipologie di progetti, documenti comprovanti la consegna o il collaudo dei beni, servizi ove previsti e nel caso di servizi praticamente abbiamo bisogno di comprovare la loro effettiva erogazione e i risultati conseguiti. La documentazione dell'effettivo pagamento, quindi contabile, bancario e estratto conto, per quanto riguarda le spese che invece vengono riconosciute sulla base di opzioni di semplificazione e quindi in base a costi standard, abbiamo bisogno di documenti indicanti il metodo di calcolo. In ogni caso andranno sempre conseguiti, se riferibili all'operazione, contratti, ordini di servizio, lettere di incarico e spese relative al personale, documenti comprovanti la consegna o il collaudo dei beni, servizi ove previsto e nel caso di servizi documenti comprovanti la loro effettiva erogazione e risultati conseguibili. Ah, un'ultima cosa per quanto riguarda le spese. È ancora necessaria la timbratura delle spese, ma con il crescere e quindi l'obbligatorietà delle fatture elettroniche, il timbro in sé per sé, cartaceo, quindi il timbro fisico sulla fattura cartacea, non ha più senso, perché naturalmente con la fattura elettronica, se questo timbro e quindi la posizione di tutte le informazioni relative al fondo non viene messa dal soggetto beneficiario, quindi da chi emette la fattura elettronica, nel momento stesso in cui scrive ed emette la fattura elettronica, naturalmente il timbro non ha senso di apporlo sulla fattura perché ogni volta che io la vado a stampare, naturalmente quella fattura sarà nuova e quindi non ha senso. Questo può esserci solo sulle fatture in originali, che però al momento, soprattutto per operazioni di enti pubblici, naturalmente non è più previsto. Possiamo ottemperare la mancanza di timbro con una dichiarazione ai sensi della 445 del 2000, almeno così è stato stabilito dalla Regione, in cui praticamente si fa riferimento che quella spesa è stata esclusivamente cofinanziata con quella tipologia di fondo e non verrà cofinanziata con altre tipologie di fondo. Per quanto riguarda le spese non ammissibili, facciamo subito un elenco. Le
contributi, appunto, contributi in natura non rientranti nelle specifiche condizioni indicate dall'articolo 69, le spese di ammortamento sempre non rientranti nelle specifiche condizioni, interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni sotto forma di abbuono di interessi, l'acquisto di terreni solo per un 10%, l'imposta sul valore aggiunto solo se non è recuperabile, le spese riguardanti un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito appunto in passato di un finanziamento precedente, multe, penali, ammende e sanzioni pecuniarie, deprezzamenti e passività, interessi di mora, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio, insomma tutti gli oneri meramente finanziari non imputabili strettamente all'operazione. Inoltre l'ammissibilità di spese per l'acquisto di attrezzature mobili, veicoli, strumentazione e prodotti deve essere limitata ai solo beni utilizzati nel progetto che non perdono la loro utilità dopo un utilizzo protratto per più anni, devono essere inventariabili e ammortizzabili secondo la natura vigente. Io penso di aver finito per quanto riguarda la parte descrittiva e se possiamo andare avanti, io passerei direttamente a un piccolo vademecum che abbiamo creato sia per il 713. Maria Rosaria, dimmi tu se non ci sono domande, io vado Sì, avanti con la. allora, al momento non ci sono domande, quello che però appunto ho notato, ma magari gli altri colleghi sono più veloci di me, è che tu parla più piano. Quindi sei andato come un treno, infatti è passata mezz'ora e già hai fatto metà della giornata. Quindi di conseguenza magari un pochino più piano e cerchiamo di capire, di Sì. soffermarci e chiediamo appunto ai colleghi, che sono appunto Scusate 59, perché che No, Alessandro è sarei andato uno, troppo diciamo, lungo, quindi. molto, molto veloce e quindi diciamo è una mente smart. Allora c'è Lea Odoardi che chiede se può avere ulteriori notizie sul pagamento in contanti. Allora, ad oggi la normativa nazionale prevede il pagamento in contanti fino a 1000 euro. Quindi noi ci atteniamo ad ammettere al limite tale tipologia di spesa, anche se è sempre sconsigliabile. Però, altro da aggiungere non ho. Ok, Sì, quindi è una contraddizione con la tracciabilità, però c'è molta giurisprudenza che permette limiti di spesa ammissibili dall'ordinamento nazionale. Ok, quindi Massimiliano Tucci dice: i miei pagamenti in contanti non sono mai stati ammessi. Infatti, Quindi non c'è giurisprudenza che permette di ammettere una determinata, però non, dal manuale non c'è l'ammissibilità, quindi noi non, io ho fatto una descrizione generale che il limite per i contanti è di 1000, però in effetti non è mai, non lo prendiamo in considerazione, non è opportuno ammettere anche somme di così piccolo rilievo, insomma. allora c'è anche un altro collega che sta digitando, aspettiamo giusto qualche secondo, così vediamo se si arriva la domanda. Allora, sì, anche Gianni Di Giacomo Esatto. sottolinea che così sempre non sono ammessi dall'avviso legge specialis, quindi Esatto. Non sempre, però la normativa generale prevederebbe anche altro, però in effetti non è mai ammesso già dal bando, perché il bando specifica, come lex specialis, appunto di ammettere solo ed esclusivamente pagamenti tracciabili e quindi bonifici e altro. Ok, quindi già quando uno dice che è tracciabile vuol dire che non, diciamo, non è ammessa la parte, diciamo, in contanti. Allora, abbiamo fatto, diciamo, qualche secondo di pausa per farti riprendere fiato, quindi Sì. direi appunto che puoi avviare la seconda parte della giornata. Allora, questo è un esempio della documentazione necessaria per quanto riguarda il controllo da effettuare a seconda delle casistiche. Praticamente è necessario appunto avere tutto un elenco di documenti da poter controllare e praticamente iniziamo con il disciplinare di concessione,
che naturalmente è l'atto firmato essenziale. Poi abbiamo l'atto dell'ente beneficiario di nomina RUP e acquisizione del CUP. Per quanto riguarda la nomina del RUP per l'ente beneficiario, trattandosi quasi esclusivamente nella maggior parte dei casi, di enti pubblici, il RUP, nella casistica principale viene nominato non solo con atto diretto, ma anche nel piano triennale delle opere pubbliche, dove viene inserito non solo il RUP, anche naturalmente l'opera da realizzare, oppure come responsabile del servizio, trattandosi di piccoli comuni, in automatico il responsabile del servizio tecnico è anche lui stesso il RUP di tutte le operazioni dell'ente. Quindi spesso, quando casomai non abbiamo un'effettiva nomina specifica solo di quell'esclusivo RUP per quell'intervento, ne potremmo anche fare a meno di richiedere, perché comunque noi già sappiamo sulla trasparenza, sulla sessione trasparenza dell'ente, che appunto, essendo obbligatoria per l'approvazione del bilancio il piano triennale delle opere pubbliche e la nomina del RUP per quelle opere, noi potremmo fare già riferimento a quell'atto normativo. Poi naturalmente determinante è la delibera dell'ente beneficiario di approvazione del progetto definitivo esecutivo, vabbè, la lettera del beneficiario di richiesta di erogazione alla regione secondo appunto la manualistica, la dichiarazione di conformità all'originale della documentazione inviata. Per tutte le procedure utilizzate, quindi a seconda che sia una procedura aperta, affidamento, procedura ristretta, negoziata o affidamento diretto, praticamente la determina a contrarre è fondamentale. Poi, per quanto riguarda, se del caso, possiamo appunto chiedere la pubblicità di tutte le procedure effettuate su Guce, Guri, eccetera, sui giornali nazionali o regionali, appunto, ove previste in base alla procedura adottata. Per quanto riguarda le procedure che seguono appunto un bando di gara aperto, è essenziale controllare il bando di gara, controllare che i frontespizi, i plichi delle buste delle offerte pervenute siano effettivamente pervenuti in una data utile. Questo è anche scritto nei verbali di gara, quindi in teoria il verbale di gara fa fede fino a querela di falso. Potremmo probabilmente, se la richiesta è troppo opprimente per il RUP, fa riferimento anche al verbale di gara. La determina dell'ente di nomina della commissione giudicatrice, ove presente, ove necessario, a seconda appunto della tipologia di aggiudicazione utilizzata, perché se è col prezzo più basso non è necessaria la nomina della commissione giudicatrice. Il verbale di gara, i verbali di gara e tutti gli atti eventualmente connessi, la determina dell'ente beneficiario di aggiudicazione definitiva, il contratto di convenzione, appalto o cottimo, il verbale di consegna, avvio e eventuale sospensione e ripresa dei lavori. Quindi tutta la procedura necessaria per il controllo dell'affidamento della gara e dell'appalto per la procedura aperta, i controlli, i documenti importanti e necessari sono questi. Per la procedura ristretta, naturalmente abbiamo le lettere di invito o il bando con le lettere di invito a partecipare, la raccomandata da parte dell'ente dell'invito a partecipare. Appunto per verificare che l'invito sia recapitato a tutti, i frontespizi di nuovo dei plichi e delle buste delle offerte pervenute, la determina dell'ente beneficiario di nomina della commissione giudicatrice, sempre se del caso, il verbale, i verbali di gara e tutti gli atti connessi, la determina dell'ente beneficiario di aggiudicazione definitiva, il contratto convenzione di appalto cottimo, il verbale anche qui sempre di consegna, avvio, eventuale sospensione e ripresa dei lavori. Per quanto riguarda la procedura negoziata, anche qui abbiamo le lettere di invito a partecipare, la raccomandata, andata e ritorno dell'invito a partecipare. Naturalmente oggi abbiamo sostituito anche il tutto tramite PEC. I frontespizi, i plichi delle buste delle offerte pervenute, di nuovo la determina dell'ente beneficiario di nomina della commissione, il verbale di gara e atti eventualmente connessi, determina dell'ente beneficiario di aggiudicazione definitiva,
Contratto, convenzione di appalto e dico ottimo, il verbale di consegna avvio eventuali sospensioni. Quindi i documenti, alla fine, a prescindere dalla documentazione, sono sempre gli stessi, tranne che per l'affidamento diretto, per il quale, appunto, se del caso abbiamo il preventivo dell'affidatario, la determina di affidamento dell'incarico con la giusta motivazione e giusta normativa indicata, il contratto o convenzione sottoscritto, o potrebbe anche andare bene la determina di aggiudicazione sottoscritta per accettazione da parte appunto dell'affidatario. Per quanto riguarda eventuali varianti di progetto, i documenti da poter visionare dovrebbero essere la proposta di variante fatta dal RUP, la determina dell'ente beneficiario di approvazione della stessa variante e eventualmente appunto l'atto di sottomissione sottoscritto o l'atto aggiuntivo se praticamente con la perizia di variante, con la variante stessa, noi andiamo a creare un ulteriore atto aggiuntivo e quindi un nuovo contratto, una nuova spesa. Eventuali contratti aggiuntivi, per quanto riguarda, sempre relativi naturalmente a un nuovo affidamento oppure a nuovi servizi possibili da normativa. Per quanto riguarda gli giustificativi di spesa, noi abbiamo bisogno delle fatture, delle buste paghe e di altri documenti, avente valore probatorio, con timbro indicante che l'operazione è cofinanziata dal Masterplan o dal FSC, dall'FSC 713, con il titolo e il CUP del progetto. Il timbro va posto sul documento originale, va conservato dal beneficiario, come dicevo prima, naturalmente, se manca il timbro di annullo sulle fatture elettroniche inviate o manca anche il CUP, trattandosi di fattura elettronica, ormai l'annullo sulle stesse non è più possibile, quindi si richiede in allegato una dichiarazione del RUP ai sensi della 445 del 2000 su carta intestata del comune barra ente beneficiario che attesti appunto che la fattura è riferita al progetto, riportando numero, data della fattura, CUP, le specifiche del progetto finanziato e che naturalmente tale spesa non ha usufruito né usufruirà in futuro di altre fonti di finanziamento pubblico, oltre al Masterplan Abruzzo Fondo Sviluppo e Coesione 14-20. Gli altri documenti di supporto alla spesa, come appunto il manuale già ci dice, potrebbero essere la polizza fideiussoria se del caso, ma in questo caso nella maggior parte trattasi di progetti a regia, quindi la polizza fideiussoria è erogata, è data dal soggetto beneficiario al soggetto attuatore e noi abbiamo rapporti con il soggetto attuatore. Il SAL, le relazioni illustrative sui servizi resi e beni acquisiti, timesheet o report attività, se il progetto o l'attività riguarda spese del personale e registri. Poi abbiamo bisogno delle determine di liquidazione del beneficiario e questo è utile perché nella determina naturalmente di liquidazione in teoria dovrebbe essere descritta tutta la fattispecie della spesa e quindi riusciamo a seguire il percorso e il cammino della spesa dall'inizio, quindi dall'affidamento fino al suo pagamento. I mandati di pagamento e relativa quietanza della regioneria o della tesoreria a seconda del soggetto attuatore, e poi gli F24, il pagamento sia delle ritenute d'acconto a professionisti o a dipendenti, oppure l'F24 per il pagamento dell'IVA tramite split payment. Al riguardo potremmo anche fare a meno praticamente potremmo anche fare a meno di chiedere se noi abbiamo la possibilità di avere da parte dell'ente il mandato quietanzato, anche perché oggi col 118 e quindi con la contabilità armonizzata abbiamo tutto informatico. Quindi potremmo fare a meno di richiedere 1.000 documenti, ma avere solo il mandato quietanzato da parte appunto della regioneria che ha il timbro già del tesoriere e quindi risulta effettivamente pagato l'intero importo del mandato, scisso in imponibile e ritenute o split payment. Quindi dove è possibile,
sarebbe il caso appunto di chiedere direttamente il mandato quietanzato, perché fa perdere molto meno tempo, soprattutto a Ruppe, alla ragioneria, e soprattutto ai responsabili di controllo, che hanno un unico documento esplicito che fa fede e dove vengono riportate tutte le notizie essenziali al pagamento. Naturalmente il mandato quietanzato deve avere data almeno post il 16° giorno del mese successivo al pagamento delle ritenute, altrimenti è possibile non evidenziare quella tipologia di spese. Non è detto poi che gli enti possano pagare naturalmente il giorno dopo l'intera spesa, anche comprensiva di IVA e di ritenute. Gli ultimi documenti sono un'eventuale, non eventuale perché è obbligatoria, documentazione relativa alle misure. Le misure di informazione e pubblicità sono obbligatorie, quindi noi chiediamo sempre l'eventuale fotografia su stampa o su file, sia della posizione del cartello del cantiere durante appunto la realizzazione dei lavori, brochure nel caso di altri tipi di interventi, e poi nel caso di realizzazione o trattasi di opere pubbliche, praticamente alla fine del cartello, quando l'operazione è realizzata, naturalmente l'apposizione di una targa commemorativa dove viene praticamente ricompreso che quel finanziamento è stato erogato tramite l'FSC, il titolo, il CUP e l'indicazione dei loghi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dello Stato italiano, della Regione Abruzzo, eventualmente dell'ente beneficiario. Poi, per quanto riguarda l'ambiente, in merito al VIA, se del caso, perché non tutte le operazioni, non tutti gli interventi sono soggetti, copia del giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA, che esprime il parere, oppure dichiarazione del RUP che attesti se l'operazione è localizzata o incida in aree naturalistiche di interesse europeo per le sole operazioni localizzate su aree naturalistiche, oppure la dichiarazione sulla conformità dei progetti alla direttiva europea Habitat o altro. Per quanto riguarda il saldo del progetto, quindi la rendicontazione a saldo, a differenza delle altre rendicontazioni inerenti le rate precedenti, a saldo è necessario che l'ente attuatore certifichi praticamente la chiusura dell'operazione e l'attestazione di regolare esecuzione. Quindi è necessario il certificato di verifica per i servizi di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione. Per i lavori, invece, o il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, a seconda appunto dell'importo dei lavori, se soprattutto 500.000 euro, come da anche successive modifiche e integrazioni del decreto legislativo 50 sul codice degli appalti. La relazione acclarante i rapporti Regione Abruzzo ente concessionario, e la relazione acclarante non è altro che un documento amministrativo in cui appunto l'ente concessionario riporta effettivamente e fotografa tutto ciò che è accaduto per la realizzazione del processo. Quindi va a indicare tutto il processo effettuato e va ad inserire tutte le spese, tutte le determine, tutte le varie progettazioni, quindi tutti i QTE iniziali, post gara, post varianti e finali, e tutte le spese effettivamente sostenute, e quindi ricostruisce nella relazione acclarante effettivamente la situazione totale dell'operazione, e in teoria la relazione acclarante praticamente ricostruisce quindi il QTE sia nella documentazione amministrativa che nella documentazione contabile, e in teoria deve ottemperare con le stesse notizie riportate sia sul sistema di monitoraggio SGP e su tutto l'intero importo rendicontato nella checklist. Io passerei anche a un esempio di checklist. Maria Rosaria, dimmi tu se questo vademecum può essere utile, è stato utile, è tutto chiaro? Allora, vediamo se ci sono degli interventi da parte dei colleghi. Se qualcuno che vuole intervenire, se è stato chiaro questo vademecum, come è stato illustrato da Alessandro.
Ah, l'ultimo consiglio, noi consigliamo sempre, siccome lo Utile. mettiamo sempre a disposizione dei vari controllori, naturalmente noi lo alleghiamo anche sempre alla richiesta di erogazione al concessionario, al beneficiario, perché almeno il RUP del comune già sa quali sono i documenti necessari che noi andiamo a controllare e che quindi in automatico deve allegare nella rendicontazione della spesa per la richiesta della rata o del saldo finale. Perfetto. Allora, vi chiederei gentilmente per darci almeno una dimostrazione che non siete completamente stremati da questa, diciamo, scicante che è il nostro Alessandro, di darci un segnale di vita che non vi ha steso così completamente e di dirci se appunto le cose sono chiare oppure ci sono altre, diciamo, richieste di chiarimento o magari di approfondimento, perché appunto siete così talmente immersi che è molto appassionante. Alessandro, i colleghi ci rincuorano, quindi Oh, direi di procedere con gli fortuna. altri documenti che Allora, volete io vado vedere, volete far vedere. con un esempio di checklist. Naturalmente ho preso un esempio vero, già liquidato e tutto, perché almeno sembrerebbe la soluzione migliore così. Ho preso un caso di Masterplan, visto che vabbè, è più attuale, e passiamo a descrivere appunto la checklist. Naturalmente io credo che la checklist allegata al manuale la conosciamo tutti, ha una prima pagina in cui viene descritta la tipologia di controllo, in questo caso è una checklist di controllo di primo livello documentale sugli appalti pubblici. La tipologia di operazione, come abbiamo detto e come già sapete perfettamente, può essere a titolarità o a regia regionale. Nel caso di titolarità è la stessa regione Abruzzo che praticamente effettua tutte le operazioni necessarie all'affidamento, all'appalto e alla spesa. Nel caso invece di regia, di operazione a regia, la regione Abruzzo dà il contributo a un soggetto attuatore, il quale poi a sua volta naturalmente fa tutte le operazioni affinché si possa realizzare il progetto e quindi la rendicontabilità della spesa. In questo caso io ho preso un intervento di mitigazione del rischio da valanga, quindi sempre andiamo a indicare il titolo della checklist, il CUP, il soggetto attuatore, il codice progetto, che non è altro che il codice di SGP con cui noi andiamo ad individuare il progetto sul sistema di monitoraggio, e poi il numero del controllo. Io, per non sbagliare e per far risultare ogni checklist in modo univoco, sono abituato a mettere come numero di controllo il codice SGP barra il numero di controllo che vado a fare e la data, in modo che quel controllo per quella checklist è solo ed esclusivo riferito a questo controllo. Quindi io già so che per il controllo appunto ABPC PSRA 4402, questo è il terzo controllo che io faccio del 22/10/2021. Naturalmente il numero di controllo ognuno lo può mettere come vuole, quindi numero 1 del 2010. Il nome dell'intervento numero uno, insomma, non è vincolante. Poi la seconda pagina è relativa all'indice, passiamo velocemente, mentre la pagina proprio fondamentale inizia nella parte anagrafica praticamente. Noi nella parte anagrafica andiamo a mettere il tema prioritario, non so se ci vedete, ma cerco di il tema prioritario dell'intervento, in questo caso infrastrutture sociali, eventi calamitosi e protezione civile, la linea di azione che conosciamo tutti, quindi andiamo ad inserire la linea di azione dell'intervento, il responsabile di linea, in questo caso è il dirigente, perché nel caso di Masterplan 1420, quasi tutti nella checklist c'è il responsabile di linea, ma naturalmente è RUA. Le checklist sono già inserite nel manuale, quindi prendiamo esattamente quelle, anche se alcuna terminologia non è prettamente aggiornata, come per esempio
giù il codice GESPRO. GESPRO inizialmente era la sostituzione di SGP, ma poi la cosa non è stata più fatta e il nome è rimasto SGP. Poi il codice strumento attuativo è appunto il codice strumento con il quale noi andiamo ad indicare tutti i progetti su SGP, la data di approvazione e quindi l'ADGR con la quale noi andiamo ad approvare effettivamente quella nascita di quell'operazione, il titolo del progetto, di nuovo il codice SGP, il CUP, la tipologia di operazione, realizzazione appunto delle opere pubbliche, oppure acquisizione di beni e servizi a seconda, la modalità attuativa che appunto può essere a regia, a titolarità e affidamento in-house, in questo caso a regia, fonte di finanziamento appunto progetto masterplan, fondo per lo sviluppo. Poi andiamo ad individuare i soggetti coinvolti che sono appunto il responsabile dello strumento, che è poi lo stesso responsabile di linea, il soggetto attuatore, quindi il regionale, il soggetto attuatore beneficiario, quindi in questo caso il comune di Lama dei Peligni, per esempio, e il responsabile unico del procedimento, cioè il CUP, il RUP del soggetto beneficiario. Nello specifico poi andiamo ad individuare l'importo del finanziamento. Il finanziamento è diviso in un totale, di cui una quota FSC e, se del caso, una quota di altri cofinanziamenti, e andiamo a specificare che il cofinanziamento sia comunale, privato o altri fondi. In questo caso, spesso e volentieri, naturalmente, dopo la prima checklist, quindi dopo il primo controllo e quindi dopo soprattutto la gara, il progetto sicuramente verrà rideterminato nell'importo, poiché con il post-gara, naturalmente, noi avremo delle economie che dovranno essere rimesse a disposizione della regione, e quindi rimesse a disposizione dell'ODP per altre riprogrammazioni. In questo caso, per esempio, il progetto inizialmente quotava 1.250.000. Dopo l'appalto e quindi dopo lo svolgimento della gara e quindi l'affidamento dei lavori, il progetto nel CUE post-gara aveva un valore di 1.161.501,18. Quindi questo è sempre bene riportarlo nella checklist, poiché naturalmente il progetto da 1.250.000 adesso quota poco di meno, e tutto ciò che avanza è praticamente destinato a economie. Tutto questo è tracciato naturalmente nel sistema di monitoraggio SGP. Poi l'importo delle spese precedentemente attestate dagli RDL e dal RUA, naturalmente, se è il caso di prima checklist, questi due spazietti saranno vuoti perché precedentemente non abbiamo mai verificato nulla. In questo caso, avendo già fatto due controlli precedenti, abbiamo già controllato 186.000 euro di spesa, e con questo controllo io vado a rendicontare ulteriore spesa per 116.000 euro. Vado ad inserire la percentuale del contributo concesso, 5% più 10% relativo alla seconda rata, più 10% relativo alla terza rata. Vado ad indicare l'importo complessivo erogato al beneficiario, e io consiglio di specificare sempre, quindi di non mettere soltanto 290.000 euro 3,75, ma di specificare anche i singoli importi delle precedenti liquidazioni dei contributi, e di andare ad inserire anche la determina con la quale è stata fatta l'anticipazione e il pagamento della prima e della seconda rata, poiché se per esempio cambia controllore o viene un controllo, oppure abbiamo bisogno di andare a ricontrollare il progetto. Anche aprendo solamente la checklist, noi abbiamo già tutte le informazioni necessarie e fondamentali per andare a ricostruire effettivamente quello che è successo, e quindi i pagamenti effettuati. Poi abbiamo l'impegno giuridicamente vincolante. Per impegno giuridicamente vincolante, appunto, abbiamo l'OGV, cioè la presa dell'obbligazione giuridica vincolante, che coincide esattamente con la prima aggiudicazione provvisoria, in questo caso dei lavori. Prima aggiudicazione provvisoria che si ha con l'ultimo verbale di gara, e quindi con la determina di aggiudicazione provvisoria. Quindi
Mettiamo sempre due linee, poiché nella prima andiamo a inserire il verbale di gara numero 1, in questo caso è univoca, è stato fatto tutto in un giorno, con la determina di aggiudicazione provvisoria e poi naturalmente a fianco la determina di aggiudicazione definitiva dei lavori, approvazione schema dei contratti o anche se il numero del il repertorio e il contratto firmato. Lo stato del progetto in questo caso è in corso, se fosse stato concluso, concluso, concluso operativo a saldo nel caso di saldo. La data di ammissibilità iniziale è 1/1/2014 perché è un progetto masterplan e la data di ammissibilità finale io ho messo così 1/1/2025 come prorogato da delibera CIPE del 2018. L'ultimo dato, riportiamo il dato del controllo. Poi naturalmente andiamo ad inserire la domanda di rimborso intermedia e poi l'ufficio controllo di primo livello, andiamo ad inserire quindi l'ufficio, verificato da quindi il responsabile del controllo di primo livello, luogo e data della verifica e luogo di archiviazione della documentazione. Per quanto riguarda la parte generale, noi in questa andiamo a descrivere se effettivamente sono state rispettate tutte le norme UE e nazionali relative agli appalti pubblici. Naturalmente noi mettiamo in questo caso sì, perché poi abbiamo proprio un foglio esplicito della checklist, il foglio numero 6, dove noi poi andiamo effettivamente a fare il controllo della procedura utilizzata. Quindi è inutile riportare direttamente tutto qui, anche perché non abbiamo neanche una possibilità proprio cartacea di poterlo scrivere in modo chiaro ed efficiente. Quindi riportiamo sì e facciamo il riferimento al foglio 6 della checklist. Poi i contributi finanziari sono stati erogati ai beneficiari? Naturalmente sì, e andiamo a riportare appunto, come detto precedentemente, tutte le erogazioni già effettuate. Sono stati erogati con i finanziamenti nazionali? In questo caso non è pertinente la domanda perché non è stata fatta nessuna attestazione al momento e trattasi di anticipazione. Nel caso in cui effettivamente questo importo fosse stato già attestato, avremmo risposto di sì e avremmo indicato naturalmente la spesa già controllata e attestata precedentemente con le vecchie checklist. È stato effettuato un controllo sul posto? No, perché il controllo è documentale. Il progetto è stato completato? No, perché il progetto è ancora in corso. Andiamo nella parte revisione, anche in questo caso naturalmente ci sono domande generali, quindi i documenti di contabilità contabili sono disponibili e forniscono informazioni dettagliate sulla spesa, i documenti riportano la data. Anche in questo caso è inutile ripetere di nuovo ciò che poi andiamo ad indicare esplicitamente nel foglio 9 della checklist, quindi potremmo direttamente inserire un sì e il riferimento all'elenco della spesa esaminata sul foglio 9 della checklist. Poi l'altra domanda: viene dimostrato chiaramente l'allocazione della spesa dal progetto cofinanziato e la parte restante? In questo caso anche qui la domanda non è pertinente perché non è presente un cofinanziamento, ma l'intero progetto è totalmente cofinanziato dall'FSC 1420 e quindi dal Masterplan. Rispondiamo poi anche alla quarta domanda: i seguenti documenti, laddove pertinenti, sono custoditi ad un adeguato livello direzionale? La documentazione sì, e naturalmente la documentazione è obbligatoriamente custodita sia in modo cartaceo, se possibile, in modo soprattutto obbligatoriamente in formato digitale, ed è appunto detenuta presso l'ufficio sia del controllo di primo livello che naturalmente nell'ufficio di chi effettua e detiene la gestione dell'intervento. Naturalmente poi anche qui rifacciamo la stessa cosa precedentemente per quanto riguarda la spesa esaminata, perché ci chiede di nuovo il supporto per i documenti di spesa, alla contabilità e alla dichiarazione di spesa. Nella parte invece di selezione del progetto, alla prima domanda
Io consiglio di andare a descrivere l'intera procedura con la quale si è venuti alla formazione, si è creato il finanziamento stesso per questo singolo intervento. Qui naturalmente la domanda è ben precisa, la selezione degli interventi è avvenuta nel rispetto e in coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimento e con quanto previsto nel patto per il Sud Abruzzo. Rispondiamo di sì e naturalmente mettiamo i riferimenti innanzitutto alla DGR 402 del 2016, quindi l'individuazione dei soggetti attuatori del masterplan, la delibera CIPE con la quale è stata assegnata alla Regione Abruzzo le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 14-20, la delibera di giunta regionale con oggetto appunto il masterplan, il soggetto attuatore, gli interventi in questo caso specifico di difesa idraulica e idrogeologica del territorio regionale, la delibera CIPE 26, con la quale è stato approvato il programma degli interventi strutturali di difesa idraulica ed idrogeologica, l'allegato B della suddetta deliberazione 34 del 2017, con il quale appunto il comune, in questo caso di Lama dei Peligni, è risultato assegnatario del finanziamento di 1.250.000 euro del PAR FSC per interventi di valutazione del rischio da valanga. E in data 29/9/2017 la sottoscrizione della concessione tra Regione e Comune di Lama dei Peligni appunto per l'attuazione degli interventi del Masterplan. Vengono date informative in questa checklist, meno c'è bisogno di scrivere naturalmente in seguito perché abbiamo dettagliato effettivamente il tutto, tant'è vero che poi nelle procedure è stata riportata l'indicazione fornita, sì, in riferimento alla convenzione, il principio di concorrenza, opportunità è stato rispettato, il principio di sostenibilità ambientale è stato rispettato, la trasparenza è stata rispettata, poiché naturalmente sono tutti atti approvati tra Mise Regione e ente pubblico. Sono state rispettate tutte le norme relative agli aiuti di Stato, le risorse utilizzate sono coerenti con il piano finanziario del patto. Nella procedura di selezione, appunto, sono state fornite indicazioni puntuali inerenti. Sì, in questo caso, per procedura di selezione, naturalmente non è la procedura di gara che il Comune di Lama dei Peligni fa con il soggetto beneficiario finale, ma è la procedura di selezione di Lama dei Peligni come beneficiario del masterplan. E questo naturalmente ce lo dà la delibera di giunta regionale numero 402 del masterplan Abruzzo. Le modalità per la presentazione dei progetti e la documentazione necessaria è stata rispettata, il periodo di ammissibilità delle spese è stato rispettato, è al momento rispettato e la modalità di rendicontazione e documentazione necessaria riguarda praticamente il monitoraggio è stato rispettato. Qui gli adempimenti relativi al monitoraggio naturalmente possiamo scrivere tranquillamente verificando l'ultimo bimestre sul sistema di monitoraggio SGP, che il monitoraggio dell'intervento è allineato alle spese effettuate al cronoprogramma, quindi andiamo a controllare sia la parte finanziaria che la parte procedurale, e che da ultimo bimestre in verificato risulta un totale costo di, un QTE di, un'economia di, un impegno di e un pagamento di. E quindi andiamo poi a verificare che esattamente il tutto si incastri con quello rendicontato. Poi ci chiedono ancora se è stato approvato l'atto di concessione, e già abbiamo detto precedentemente sì, andiamo a riportare esattamente la concessione firmata e il progetto selezionato oggetto del presente controllo in merito a un SAD a picco rafforzato, e appunto in questo caso andiamo a descrivere il SAD, anche se in questo specifico caso il SAD ancora non è stato creato, poiché per il masterplan c'è la possibilità di farlo prima dell'attestazione di spesa, a differenza dell'FSC invece nei quali abbiamo sia APQ che SAD, e i SAD devono essere tutti esclusivamente fatti prima dei controlli. Invece per quanto riguarda il masterplan possono essere fatti i controlli, possono essere fatte delle liquidazioni e il SAD fatta a posteriori, prima però assolutamente dell'attestazione di spesa. Infatti, se non è fatto, è stata individuata una frase univoca in cui possiamo scrivere che l'attestabilità della spesa è subordinata all'approvazione del SAD con determina dirigenziale in corso di elaborazione. In ultimo, l'acquisizione del CUP. Andiamo appunto o a prendere praticamente la data di generazione del CUP con l'erogazione, oppure la data di verifica, poiché se abbiamo liquidato già
una spesa, naturalmente il CUP già è verificato perché una delle fasi propedeutiche per la liquidazione della spesa è appunto la verifica del CUP relativo a quella fattura, a quell'intervento, a quel progetto. Per quanto riguarda la parte relativa alla checklist ambientale, diciamo che per questo progetto non abbiamo nulla da evidenziare, non è soggetto a VIA, era un progetto obbligatoriamente in opera e quindi praticamente non abbiamo nulla. Se del caso fosse stato un progetto in cui c'era la necessità di VIA di VAS, andiamo a scrivere naturalmente nelle rispettive colonnine quello che viene riportato nel VIA, quale documentazione abbiamo disponibile, una dichiarazione del RUP che descrive naturalmente la situazione, oppure che per via della sua natura, dimensione o localizzazione il progetto non ha effetti significativi sull'ambiente. Questo è uno dei fogli più importanti dove praticamente il controllore dovrà perdere più tempo e dovrà verificare più documenti perché è il cosiddetto foglio numero 6 relativo alla parte degli appalti pubblici. Scusate. Allora, naturalmente la prima parte è uguale per tutti e vengono sempre riportate linea di azione, responsabile, titolo progetto, codice SGP, CUP, tipologia, verificato, ufficio, luogo e data, a cui si aggiungono invece praticamente informative riguardanti l'assunzione riassuntive dell'appalto, quindi oggetto dell'appalto, in questo caso parliamo di lavori, ma potrebbe essere anche tranquillamente servizi e forniture. L'importo a base d'asta e andiamo ad inserire l'importo a base d'asta inserito nell'avviso, sopra soglia no, sotto soglia sì, e andiamo a descrivere l'importo, la data di pubblicazione del bando, se pertinente, in questo caso la determina del settore gare numero 240, l'ammontare indicato nel contratto, la data della firma del contratto, data di avvio, ammontare complessivo erogato all'appaltatore e il CIG dell'operazione per quanto riguarda i lavori. Naturalmente queste informative sono esclusive alla gara e dei lavori appaltati. Nel caso in cui abbiamo una prima rendicontazione per la quale ancora non ci danno documenti relativi al lavoro, ma solo sui progetti, sui progettisti e su altre tipologie di spesa, naturalmente queste informazioni le abbiamo per ogni singola tipologia di affidamento. Per quanto riguarda la procedura adottata, andiamo a descrivere in modo non specifico al 100% la procedura adottata. In questo caso, la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi sono state affidate appunto mediante procedura negoziata di cui all'articolo 36,2 lettera C del decreto legislativo 50/2016 e abbiamo aggiunto appunto previa individuazione degli operatori economici da invitare sulla base del sorteggio pubblico tenutosi il giorno da X dal comune di Lana dei Peligni con determinazione numero X, il criterio di aggiudicazione della gara, appunto quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 36 e che il comune di Lama dei Peligni con propria deliberazione ha aderito praticamente alla centrale di committenza istituita presso l'Ecolan SPA nella sede legale del comune di Lanciano e quindi praticamente c'è una descrizione generale di come è stato fatto la procedura. Poi, nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, il ricorso a tale procedura rientra, ok, sì, rientra nell'articolo esattamente nella lettera C,2 dell'articolo 36, quindi andiamo a rispondere esattamente alla domanda, se non rientrava mettiamo no, oppure non ammissibile, andavamo ad indicare la procedura casomai utilizzata per chiarire il motivo per il quale abbiamo messo un no o non ammissibile. Per quanto riguarda poi le altre domande, le scorriamo una per uno. Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre e andiamo a descrivere effettivamente che nella determina
a contrarre numero X, con cui veniva prevista la procedura d'affidamento dei lavori, di che trattasi mediante procedura appunto negoziata, e quindi il riferimento della determina nella quale appunto leggendola viene specificato l'adeguata motivazione per la quale si è ricorso a tale procedura. Le motivazioni rimandano a uno dei casi per la procedura è consentita, se, come ci ha detto, appunto la procedura è consentita tramite questo comma dell'articolo. È stato verificato il rispetto delle prescrizioni del codice? Sì, perché è stato seguito perfettamente. Per quanto riguarda i lavori, nel caso di progettazione interna, verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione. Allora, in questo caso ancora gli incentivi non sono stati erogati e quindi io ho messo un non ammissibile al momento questa informativa. Ho aggiunto però un altro tipo di informazione. Perché? Perché la checklist del masterplan, a differenza praticamente della checklist per l'FSC 713, non ha delle caselle per andare a inserire la progettazione, quindi i progettisti, e quindi per il controllo dell'affidamento fatto ai progettisti o l'affidamento fatto a altri consulenti. Ho ritenuto opportuno, poi ognuno giustamente come controllore può fare quello che ritiene più opportuno, andare ad inserire anche l'informativa per con la quale, con determina del responsabile della centrale unica numero 4 presentata alla quale si affida il servizio tecnico di progettazione definitiva in fase di progettazione all'ATI in considera all'RTP in contratto. Ho voluto inserire appunto questa informativa qui perché altrimenti non avrei saputo nelle caselline dove inserirla. Un'altra metodologia è andare ad indicare ed aggiungere quindi nella checklist un foglio 1, e io lo consiglio vivamente di farlo, dove andare ad indicare praticamente tutti gli affidamenti effettuati sia ai professionisti, progettisti, collaudatori e a tutti gli altri tipi di interventi effettuati, per non creare appunto confusione nella checklist stessa, perché poi infatti l'altra domanda è verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione. Andiamo effettivamente a scrivere appunto l'approvazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e tutta la situazione della progettazione. La sussistenza della delibera determina contraria approvazione degli atti di procedura, e già l'abbiamo detto precedentemente, lo andiamo a riportare di nuovo. La verifica e la nomina del RUP per le fasi della progettazione, dell'affidamento e delle esecuzioni, appunto andiamo. Fatto un danno. Con la determina con la quale viene individuato dall'ente pubblico il responsabile del settore e la nomina appunto della responsabile come RUP unico del progetto. Poi il controllo dei documenti di gara, quindi documentazione di gara che comprenda i criteri di selezione, la griglia di valutazione e altro, e naturalmente tutto ampiamente specificato nella lettera d'invito e nel disciplinare di gara. Quindi naturalmente dobbiamo leggere la lettera d'invito e il disciplinare di gara per vedere appunto che l'ente abbia utilizzato ed effettuato un giusto affidamento. Poi che siano rispettate tutte le norme in tema di pubblicazione degli atti, e lo andiamo effettivamente ad indicare. Se vogliamo lo possiamo pure riportare, ma tanto è già riportato nella determina, quindi ne potremmo anche fare a meno. La pubblicazione dell'avviso di preinformazione in questo caso non è stato necessario. La pubblicazione del bando di gara è stato pubblicato. La pubblicazione dell'avviso dell'esito di gara, e quindi sì, perché è stato rispettato appunto l'articolo 76 del decreto 50 2016, trasmissione, aggiudicazione definitiva, unitamente ai verbali di gara a tutti i partecipanti. E quindi abbiamo trovato la documentazione idonea. In relazione alla procedura di gara adottare, verificare il rispetto dei termini minimi di ricezione delle domande. Sì, e possiamo riassumere il tutto con il riferimento al verbale di gara numero 1 del 26-9, del verbale di gara in cui praticamente la commissione, anche se in questo caso non c'era da nominare una commissione, come vedremo successivamente, ha effettivamente verificato che tutte le procedure e i termini di
di ricezione delle lettere, quindi dei plichi, siano effettivamente effettuati in modo adeguato dagli operatori economici. Il rispetto di invio di capitolati in questo caso non c'è stato, non è stato necessario, quindi abbiamo risposto non ammissibile. Non è stato necessario la richiesta di altre forniture. Per quanto riguarda poi la presentazione delle offerte, appunto, è stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte, e questo viene fatto appunto nel verbale di gara, e dove specifichiamo che sono state ricevute tre offerte nei termini. Tutte le offerte sono state aperte alla specifica dell'avviso, come la specifica dell'avviso. Naturalmente anche qui il nostro punto di riferimento è il verbale di gara. Quindi naturalmente leggendo il verbale di gara noi abbiamo tutte le informazioni necessarie e indispensabili affinché l'affidamento possa essere controllato. E solo se ci accorgiamo che alcuni documenti non fanno fede con il verbale o altro, ci possiamo porre dei dubbi, ma se il verbale non è stato contestato da nessuno, l'operazione è in essere, nel verbale non troviamo errori significativi, tutte le notizie indicate nel verbale fanno fede. Riesaminare il verbale dell'operazione di apertura del bus è sempre in riferimento al verbale di gara. Poi arriviamo effettivamente all'ammissibilità. Non ci sono stati comunicazioni di esclusione perché praticamente abbiamo ricevuto solo tre offerte e tutte e tre sono state ritenute ammissibili alla verifica. Sono state valutate tutte le offerte, sempre sì, il riferimento naturalmente è sempre il verbale. È stata nominata la commissione giudicatrice. Se era in questo caso no, non è ammissibile perché il criterio di valutazione della gara è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis 95 del codice, quindi praticamente non è stato necessario. Nel caso di un'aggiudicazione con l'offerta economica, invece, era il caso di nominare la, no, era il caso, era obbligatorio nominare la commissione, e naturalmente l'obbligo di nomina della commissione deve avvenire post invito e pre, naturalmente, giornata dedicata al verbale di gara. In questo caso sono tutte informative non ammissibili perché noi non abbiamo nominato. Per quanto riguarda la valutazione delle offerte, indicare il criterio di valutazione, andiamo a scrivere esattamente appunto che il criterio di aggiudicazione della gara, quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 36, un'applicazione dell'esclusione automatica della gara, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso, insomma andiamo a indicare tutta la specifica e naturalmente anche questo noi l'abbiamo nell'avviso, nella lettera di invito e naturalmente nel verbale di gara viene riepilogato e ripercorso tutto il discorso. Poi, anche questo in questo caso abbiamo risposto di no perché in questo caso non è stata effettuata un'offerta tecnicamente più vantaggiosa, ma il prezzo più basso, quindi possiamo andare direttamente all'aggiudicazione. Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso, verificare la correttezza della scelta, sì, e naturalmente anche qui fa fede il verbale di gara per tutte le risposte successive. Fino alla 12 in cui ci chiede se l'intera procedura è conforme alla valutazione tecnica e è stata interamente documentata. Anche qui possiamo far riferimento naturalmente al verbale di gara che riporta esattamente tutta la documentazione controllata per filo e per segno e poi all'aggiudicazione definitiva con la quale la ditta appunto aggiudicatrice ha effettivamente vinto la gara e quindi aggiudicatosi l'appalto. Per quanto riguarda poi gli atti di approvazione della procedura definitiva, sono il verbale di gara che ha validità provvisoria di aggiudicazione e la determina appunto finale di aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicazione definitiva dei lavori appunto con la determina 109. La formale assunzione delle decisioni di affidamento del contratto appunto vengono con la determina sempre 109 e con la predisposizione del contratto. La comunicazione agli aggiudicatari definitiva è stata effettuata, trasmissione appunto agli aggiudicatari ai sensi dell'articolo 36, 76 del decreto 50, sia dei verbali di gara a tutti i partecipanti dell'aggiudicazione definitiva.
L'avviso esito per il termine prescritto e secondo le modalità, sì, poiché appunto pubblicazione è stato anche pubblicato in questo caso l'avviso di esito della gara in oggetto nelle forme e nelle modalità previste, c'è stata anche la pubblicazione sia sulla CUC, sulla CUC appunto della stazione appaltante che sulla piattaforma telematica della stessa. Qui passiamo alle informazioni utili per il contratto. Appunto, verifica del DURC, documenti propedeutici alla stipula e alla garanzia richiesta, aggiudicazione ai sensi. E naturalmente qui andiamo a verificare la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria con giusto DURC INPS 21 con scadenza. Io ho controllato anche la scadenza appunto per vedere se a quel controllo e quindi se l'aggiudicazione fosse stata effettuata. Naturalmente il DURC si può anche non richiedere, perché appunto nel contratto e nella determina di aggiudicazione definitiva tutte queste informazioni sono obbligatorie, perché altrimenti il contratto non può essere affidato. Quindi naturalmente anche nella determina e nel contratto avremmo naturalmente la specificità dell'effettivo controllo e documentazione del DURC. Poi le specifiche del contratto, e quindi il contratto del REP serie numero, che se nel contratto sottoscritto viene richiamato l'obbligo di rispetto della norma sulla tracciabilità finanziaria, questo in tutti i contratti naturalmente è obbligatorio, quindi mettiamo sì e andiamo a mettere l'articolo all'interno del contratto, l'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione, andiamo effettivamente a scrivere appunto quello che è stato aggiudicato e se effettivamente coincide ed è conforme appunto con quello stabilito nella stipulazione del contratto. A questa domanda, quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore, naturalmente in questo momento la domanda non è pertinente, non è ammissibile perché può essere verificato sulla chiusura del progetto, cioè solo dopo la richiesta di saldo, praticamente noi siamo in grado di stabilire se l'effettiva sommatoria pagata dal beneficiario sia effettivo corrispondente all'importo stabilito nel contratto, ma questo naturalmente solo a saldo quando il progetto ha chiuso e abbiamo tutte le fatture in essere. Poi sono state apportate delle modifiche nel contratto, in questo caso no, naturalmente se ci fossero state delle modifiche si andava a descrivere esattamente tali modifiche contrattuali e a riportare esattamente gli atti amministrativi che hanno consentito questa verifica. In questo caso non ci sono stati appunto neanche al momento atti di approvazione di perizia di variante. Ci saranno sicuramente successivamente perché capitano sempre, sempre, e quindi andiamo a riportare l'atto di approvazione, l'importo e eventuali lavori aggiuntivi e servizi complementari. Anche questa potrebbe essere una soluzione per porre rimedio alla mancanza di spazio per inserire gli affidamenti ai professionisti, ai progettisti, però. Nel titolo principale lo dice chiaramente che lo spazio è riservato a lavori e servizi complementari, quindi poi ci potrebbe essere confusione in chi legge e pensare appunto che non sono affidamenti inerenti alla progettazione vera e propria dell'appalto, ma potrebbero confondere con i servizi e lavori complementari. Naturalmente l'intervento, l'affidamento non è stato fatto in house, quindi tutto risulta non ammissibile, non pertinente. E passiamo all'ammissibilità della spesa, cioè al foglio numero 7. Il foglio numero 7, anche qui verifichiamo naturalmente che tutta la spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto, e questo come lo facciamo? Lo facciamo con l'analisi specifica dei singoli documenti giustificativi e quindi delle singole fatture. Anche qui, quindi è inutile riandare per ogni casellina a scrivere tutto, ma facciamo riferimento esattamente al foglio 9 della spesa esaminata. Verificare le condizioni di ammissibilità, in questo caso naturalmente noi abbiamo l'intervento. Riguarda lavori, servizi, spese, contributi vari come da normativa. Quindi
Quindi andiamo a scrivere esattamente le tipologie di spese che interessano nel caso nostro. Se fosse stato casomai spese il personale, avremmo scritto spese il personale, aiuto, avremmo scritto aiuto. Qui la domanda ci chiede se l'attuazione dell'intervento è stato rispettoso di tutto il quadro economico approvato, nel rispetto del, e noi andiamo a scrivere esattamente che nel rispetto dell'articolo 7 della Convenzione. Le spese documentate superano un'ulteriore spesa del 10% del valore complessivo del finanziamento rideterminato e pertanto è possibile erogare un'ulteriore quota del 10%. Cronoprogramma del progetto è rispettato e l'attuazione completa sarà verificata a chiusura del progetto. Perché? Perché naturalmente questa domanda ci chiede appunto verificare che la documentazione attesti l'attuazione dell'intervento nel rispetto degli impegni assunti. Quindi ognuno può rispondere come meglio ritiene. L'importante è a che punto noi andiamo a far capire che abbiamo verificato il rispetto della documentazione e quindi l'andare avanti del progetto. Passiamo appunto al foglio delle spese e anche qui noi andiamo praticamente ad elencare tutte le fatture, ci chiedono notizie delle fatture, quindi che la spesa riporti esattamente la data, quindi che la fattura sia inerente al progetto, che la fattura sia regolare, faccia riferimento all'IVA e abbia tutti i requisiti di legge che richiede una fattura. Anche qui naturalmente facciamo riferimento al foglio 9, al foglio successivo, perché giustamente andiamo ad effettuare proprio l'elenco di tutti spesa. Andiamo ad indicare appunto l'ammissibilità, andiamo ad indicare il monitoraggio effettuato dal beneficiario e andiamo ad indicare, si vede piccolo, cerco di aumentare. Quindi sopra riportiamo esattamente il monitoraggio. In questo caso, appunto, abbiamo l'autodichiarazione ai sensi del DPR perché i documenti giustificati di spesa in originale sono stati annullati. Appunto, in questo caso, visto che per alcune fatture praticamente non era stato inserito proprio all'emissione il timbro, naturalmente ci siamo fatti fare dal RUP e dalla ragioniera dell'ente un'autodichiarazione ai sensi del DPR 445 che dichiarasse appunto il rispetto di tutto quello richiesto dal manuale e dal SICECO. Poi andiamo ad indicare appunto l'ammontare totale di spesa ammessi per il progetto che era di 1.250.000 e ad oggi naturalmente tramite rideterminazione post-gara è di 1.016.000, il totale spesa esaminata, in questo caso i documenti di spesa ammontano a 116.000 euro, e il totale di spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile è esattamente 116.185. Per questo progetto, per questa checklist, i documenti contabili rendicontati sono stati 5. Passiamo alla parte generale. Io non so se riesco a girare il foglio. Ok, grazie. Perfetto. Naturalmente andiamo ad indicare esattamente. No, mi si è rigirato. Allora, vado ad indicare esattamente tutta la spesa controllata. E io mantengo sempre anche le precedenti rendicontazioni delle altre checklist. Per esempio, in questo caso io ho mantenuto il primo acconto, il secondo acconto e il terzo acconto. In questo caso io ho sempre la situazione precisa di tutte le spese che io ho controllato e secondo me è la soluzione migliore perché noi non sbagliamo mai in questo caso perché abbiamo appunto la situazione completa ad oggi di tutto ciò che l'ente ha rendicontato e quindi preferisco aggiungere con la nuova checklist quello già fatto precedentemente. Per ogni tipologia di spesa, naturalmente, noi andiamo ad indicare appunto la tipologia di spesa, in questo caso partecipazione commissione di gara, la data, il numero e tipologia, in questo caso abbiamo avuto non una fattura ma una ricevuta per prestazione occasionale numero 118, il soggetto emittente, l'imponibile, l'importo IVA inclusa, la data. Del titolo di pagamento, quindi mandato di pagamento, data, importo,
e quietanza, che è fondamentale. Nel caso abbiamo un mandato quietanzato, naturalmente il mandato e la quietanza coincideranno e quindi sarà la stessa identica cosa. Poi abbiamo l'importo rendicontato e per importo rendicontato è l'importo che comunque il comune ci rendiconta a prescindere che noi poi ammettiamo per intero o meno l'importo e poi l'importo ammissibile a seguito del nostro controllo. Quindi praticamente noi abbiamo l'importo dell'intera fattura rendicontato, naturalmente garantito dal mandato e dalla quietanza, perché se avessimo avuto per esempio una fattura di 1000 con un mandato di 695, una quietanza del 695, l'importo rendicontato ad oggi era 695. E naturalmente poi in questo caso nelle eventuali note andavamo a mettere la specifica che la fattura riguarda il pagamento per una parte della fattura e quindi di seguito naturalmente ci dovrà essere il rendiconto anche dell'ulteriore spesa. Questo viene fatto per tutte le fatture e per tutte le tipologie. Infatti, in questo caso abbiamo avuto la commissione di gara, abbiamo avuto la relazione geologica, abbiamo avuto l'onorario per il rilievo topografico, abbiamo avuto il saldo per la relazione geologica, abbiamo avuto un intervento di mitigazione, la verifica appunto dell'interesse archeologico, il corrispettivo all'attività di CUC. I lavori veri e propri, quindi la fattura dei lavori, dove viene specificato praticamente tutto l'intero importo per quanto riguarda la fattura, gli incentivi, l'acconto per le prestazioni del professionista, ingegner Vincenzo Maurizio, eccetera. Quindi qua andiamo a riportare il tutto. Ogni singolo acconto naturalmente riporterà esattamente, con il primo acconto hanno rendicontato 60.000 euro e noi ammettiamo 60.000 euro, con il secondo 126 ammettiamo 126 e con l'ultimo 116 e ammettiamo 116. Poi io è bene anche aggiungere una casellina con il totale dove noi praticamente andiamo a rifare la sommatoria di tutte le spese rendicontate dal beneficiario, 303.000 euro, e rese ammissibili da noi. In questo caso è esattamente lo stesso importo perché coincide esattamente con quello effettivamente rendicontato. Poi, per quanto riguarda la parte finale, questa è la pubblicità, se la possiamo tornare, girare la... Aspetta, ecco, ok, perfetto. Abbiamo il foglio relativo alla parte della pubblicità, in questo foglio naturalmente noi andiamo ad inserire l'eventuale pannello dei lavori, quindi la pubblicità effettiva dell'FSC. In questo caso le caselline che ci interessano sono due, il pannello e la targa. Il pannello ad oggi è stato effettivamente realizzato, inserito nel cantiere di lavoro, e il tutto è stato controllare tramite documentazione fotografica. Per quanto riguarda il resto è ancora tutto non ammissibile, naturalmente, per quanto riguarda la fine dei lavori e quindi la richiesta del saldo, ci deve essere anche la presentazione della documentazione fotografica che attesti la realizzazione delle targhe permanenti, in cui appunto viene indicata praticamente tutta la casistica, quindi il titolo, con l'indicazione dell'emblema della Regione Abruzzo, della Repubblica Italiana e l'indicazione del finanziamento FSC. Passiamo alla parte finale, l'esito, in cui praticamente andiamo a rifare il totale di tutto ciò che è controllato e quindi abbiamo naturalmente l'erogato, specifichiamo sempre che nell'FSC l'erogato è diverso dal controllato. E la regione Abruzzo attesta il controllato. Questo poi lo vediamo bene a fine foglio. Quindi noi andiamo a scrivere l'ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto. Come ribadito, il progetto è stato rideterminato perché la spesa iniziale era di 1.250.000 e ad oggi è di 1.161.000. Naturalmente potrebbe succedere tranquillamente che il soggetto attuatore abbia bisogno di una perizia o di altro e quindi richieda le
il riutilizzo delle economie post-gare, e questo viene concesso da parte del RUAP, dell'organismo di programmazione. In questo caso, naturalmente, noi andiamo a ricambiare e andiamo ad aggiungere, naturalmente, la determina con la quale è stato di nuovo riprogrammato il contributo e riportato o alla somma iniziale o a poco di meno. Poi andiamo a scrivere esattamente il totale di ammontare sottoposto a verifica, che per questa singola checklist è di 116.185,26, però ha un totale valore di 303.171,13. Io aggiungo sempre il totale perché almeno è più chiaro e si fanno meno errori. E poi il totale della spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile, che in questo caso appunto coincide, 116.185,26, e anche qui vado a riportare il totale che con questa checklist e con le checklist precedenti abbiamo ammesso. Riporto poi il contributo già erogato, cioè 290.375,30, e l'eventuale contributo erogabile. Allora, qui io vorrei specificare che non è obbligatorio sempre rispondere al contributo erogabile, poiché perché il controllo di primo livello non è che dovrebbe fare una rendicontazione dell'intero progetto, cioè il controllo di primo livello praticamente ci va a dire: ok, questa tipologia di operazione è corretta, questa tipologia di spesa è ammissibile, e quindi tu, come da convenzione all'articolo 10, se non mi sbaglio, del Masterplan, puoi erogare esattamente, tu RDL RUA, puoi erogare esattamente l'importo spettante. Naturalmente non c'è problema finché, una volta fatto tutto il controllo, oltre a fare il controllo delle spese, si vada a fare anche una rendicontazione vera e propria del progetto, e quindi naturalmente noi sappiamo benissimo che il contributo erogabile oggi è di 116.150,12, e poi naturalmente sempre a discrezione dell'RDL RUA, che volendo potrebbe diminuire il contributo per motivi o per rideterminazioni di cui il controllore non sa. Ecco perché il contributo erogabile è sempre bene concordarlo con il responsabile di linea, che poi dovrà fare la determina di liquidazione. E naturalmente, nel rispetto dell'articolo 7, ecco, della convenzione, le spese documentate superano un ulteriore 10% del valore complessivo del finanziamento. Pertanto è possibile erogare un'ulteriore quota del 10%, e abbiamo anche controllato che il cronoprogramma del progetto è rispettato. Quindi naturalmente noi possiamo dire che è positivo e ammissibile, poiché abbiamo controllato che le spese siano effettivamente di 116, che questo importo supera, e quindi, il 10% di ulteriore del valore complessivo del finanziamento, e che il cronoprogramma del progetto sia rispettato, altrimenti non era possibile erogare un'ulteriore rata. Quindi il controllo per noi ad oggi è positivo. Anomalie emerse, ho preferito inserire solo alcuni refusi, cioè ci sono alcuni refusi e imprecisioni nei documenti di gara, che però non inficiano il risultato di aggiudicazione. Perché? Perché praticamente hanno fatto un piccolo errore nell'aggiungere di chiamare FSC una volta FSC, una volta FESR, però abbiamo chiarito perfettamente il tutto. Abbiamo fatto, come mero errore materiale, abbiamo fatto ricontrollare e ricambiare il tutto dal RUP, e quindi non inficia nulla, non inficia le spese, e quindi naturalmente è stato preso per buono. Le azioni da correre e porre in essere in questo caso non ci sono, perché da SGP praticamente risultano esattamente allineati i stessi dati, cioè il progetto è di 1161.501, il QT è 1561.202,20, le economie sono esattamente di 88.000 e sono già state rimesse a disposizione del RUAP ODP, gli impegni sono 1.134.964,27 ad oggi, i pagamenti risultano effettivamente 303.201,13. Leggermente superiori a quelli da noi ammessi, poiché evidentemente ci sono dei pagamenti che al momento non hanno ancora rendicontato. No, se ci sono domande, io ho cercato di andare leggermente più piano, però era enorme, sto quasi senza voce. Io farei solo un piccolo riferimento, se posso, a un altro documento che abbiamo pensato fosse utile, e cioè a un manuale
una piccola linea guida per il computo delle spese tecniche, perché a volte è stato praticamente eseguito un percorso diverso da vari controllori e da vari RUP. Abbiamo cercato di creare Fantastico, una. allora Alessandro, vediamo un Come? attimo, perché ho detto aspettiamo un attimo perché Ah, la sì. carrellata è stata, diciamo, lunga e impegnativa. È chiaro Ma non che avrei i potuto. controllori, Era un argomento troppo vasto, quindi. esatto, allora i controllori, diciamo, più scafati, più. Che hanno sempre lavorato su questi temi, sicuramente ti avranno seguito in maniera precisa. È chiaro che magari abbiamo spaventato forse chi si approccia al controllo da poco, però appunto è chiaro che è importante questo momento di confronto e di illustrazione, ma per chi appunto si avvicina oggi a questo tema. Lo consideri solo proprio un primo avvicinamento, la registrazione comunque a disposizione e poi tutta la task force di assistenza tecnica è a disposizione, quindi chiamate e chiedete, diciamo, il supporto, che appunto comunque il supporto istruttorio viene svolto dall'assistenza tecnica in affiancamento poi alla responsabilità del controllo, che appunto, come sapete, è regionale. Allora, molti temi che sono stati affrontati anche da Alessandro sono relativi alla parte procedurale, quindi avete visto c'è una parte di analisi procedurale, una parte di analisi diciamo, documentale, finanziario-contabile. La parte procedurale, come vi è stato anticipato, sarà anche affrontata nel corso, diciamo, dei 2 prossimi webinar. Quindi chi diciamo, deve un po' rispolverare le reminiscenze relative al codice dei contratti pubblici, non tema appunto questo momento dove Alessandro logicamente ha illustrato quella che è la checklist, ma poi ci ritorneremo nel corso dei prossimi 2 appuntamenti. E vi ribadisco, proprio in virtù, diciamo, di preparare una attività mirata, la partecipazione è necessaria. Quindi se avete delle domande, anche se non vi sentite di farle ora in chat, però fatecele anche, diciamo, in separata sede in modo da poter avviare tutto quanto, diciamo, è necessario. Ora, Alessandro, io, appunto, c'è Massimiliano Tucci che sta ponendo una domanda. Massimiliano, ti leggiamo, quindi poni pure la tua domanda. Allora, giusto 2 secondi, così Alessandro fa riposare la voce e noi leggiamo la domanda. Allora, Massimiliano ci chiede delle spese non ammissibili con Sì. relativo taglio. Alessandro, Sì. dove vengono indicate? Allora, nella nota riprendo, rimetto, forse è più facile. Riprendo il documento. Secondo me la soluzione migliore è quella di indicare la spesa tagliata. Quindi non, che noi riteniamo non ammissibile, nelle noticine a fianco alla spesa che noi andiamo a individuare, per esempio in questo caso in giallo, e noi nella nota andiamo ad indicare effettivamente il motivo per il quale questa spesa non è stata dichiarata ammissibile e quindi il motivo per il quale viene tagliata, e poi io lo riporterei naturalmente anche qui nella parte finale dell'esito della checklist. Nelle anomalie emerse, non è una vera e propria anomalia, però io farei subito riferimento, e lo facciamo sempre nelle nostre checklist, nel quale andiamo a mettere appunto come da
Foglio 9 della checklist, la spesa relativa alla fattura numero relativa a lavori, progetti, finanziamenti non è stata resa ammissibile per o in totale e ci scriviamo la motivazione per la quale la spesa naturalmente non è stata ammissibile. Questo poi naturalmente ci riporta ad avere una differenza tra la spesa verificata che sarà di 100 e la spesa resa ammissibile che sarà di 90. Il taglio della spesa poi presuppone che tutto l'intero importo della spesa tagliata rimane a carico del soggetto attuatore e quindi ridiventa o si aggiunge diventa o si aggiunge ad un cofinanziamento comunale o dell'ente attuatore, insomma. Parlo sempre di comuni perché è la casistica maggiore. Quindi supponiamo in questo caso non abbiamo nel mio caso non abbiamo cofinanziamento perché l'intervento è totalmente FSC, nel caso in cui io avessi tolto questa 50.000 euro di spesa, naturalmente il progetto diventava di 111.501,17 quota FSC e 50.000 euro cofinanziamento comunale, privato oppure qualsiasi altra motivazione, e poiché appunto sarà obbligo a quel punto del soggetto attuatore, con un debito fuori bilancio evidentemente, rispettare, le spese e il tutto. Non so se ha bisogno di altre spiegazioni o. Abbiamo Stefano Suriani che scrive: I soggetti attuatori ad oggi sono stati edotti anche di queste linee guida? Oppure sono a conoscenza solamente della circolare del 2016? Ciò lo chiedo in quanto neanche noi funzionari siamo a conoscenza di queste linee guida e spesso ci troviamo a Allora, dover questa. interloquire aspramente con tecnici di soggetti attuatori poco informati. Allora, veramente questa è una linea guida che abbiamo fatto noi internamente al Formez, Maria Rosaria. L'ho data, noi l'abbiamo anche messa a disposizione dell'ODP. Poi, sinceramente, io se questa è stata condivisa con tutti, non lo so, perché diciamo è una cosa interna nostra che io oggi ho voluto dare un attimino come esempio e ho ripercorso esattamente tutto il cammino che è stato fatto dalla Regione Abruzzo per arrivare al computo delle spese tecniche, perché come sappiamo eravamo partiti da un 15%, poi nel 2016 credo 6 e 8 e alcuni dipartimenti avevano addirittura un'ammissibilità delle spese tecniche fino a un 2,5%. Quindi rispondendo al dottor Suriani, no, non credo ci siano, sia a disposizione di tutti. Se la volete, da domani, Maria Rosaria, tu che sei il Sì, allora diciamo capoprogetto, che se ritieni opportune. sostanzialmente questi strumenti di lavoro sono all'uso e consumo dell'assistenza tecnica insieme e spesso sono stati poi redatti nel lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Quindi di conseguenza sono uno strumento diciamo, di lavoro che nel momento in cui deve essere reso ufficiale deve avere una sua bollinatura. Quindi può essere diciamo, comunque un aiuto e un supporto al lavoro che ciascuno di voi fa nel momento in cui deve diventare diciamo, un patrimonio che poi deve essere effettivamente omogeneizzato, dobbiamo fare delle sessioni di lavoro più puntuali e condividere in maniera attenta con tutti i controllori. Come sapete, una delle problematiche che abbiamo avuto in questi anni è che i controllori poi si succedono. Quindi anche poter condividere con un gruppo di controllori questo materiale è una questione che va posta. Quindi noi vi illustriamo quelli che sono i nostri strumenti di lavoro e come diciamo, li adoperiamo in affiancamento e come li abbiamo diciamo, condivisi con ciascuno di voi. Aggiunge Stefano Suriani, PS nel 2020 sarebbe intervenuta anche la legge sull'equo compenso. Quindi, Sì, io però parla, sì, però io in questo caso era solo sulla percentuale delle spese tecniche e sulle voci generali da inserire, perché c'era un po' di confusione tra i nostri controllori. Poi io parlo, io con l'Aquila, per esempio, con tutti i nostri referenti, rispondo anche alla domanda successiva. Noi abbiamo sempre creato con loro gli strumenti e messo a disposizione, nella maggior parte con il direttore Pescara e tutto il vademecum è stato messo a disposizione sempre di tutti, sia RDL che dei responsabili di Lidilia Unrua che dei controllori. Tanto è vero che loro ormai già sanno che praticamente ad ogni richiesta lo allegano quasi sempre come.
come buona norma, perché almeno è un materiale in più da dare al RUP per non confonderlo e per fargli dare esattamente il materiale richiesto probatorio al controllo di primo livello. Però se volete lo Sì, quello possiamo che cartolizzare appunto questo. Sì, cioè, assolutamente non ci Alessandro, sono quello che problemi, potrebbe tanto. essere fatto, perché noi al momento abbiamo avuto solo una pagina web a disposizione per mettere, diciamo, le registrazioni, e quello che il format può mettere a disposizione, diciamo, in contemporanea, a stretto giro, però mi servirà qualche giorno. E utilizzare anche, diciamo, un'altra modalità per mettere a disposizione tutti i materiali e per creare effettivamente una rete interna, visto che comunque tra i vari dipartimenti, i vari uffici, le varie dislocazioni, poi avere dei momenti di confronto tra tutti insieme è invece un vantaggio per tutti, proprio per semplificare ma e omogeneizzare questo, diciamo, il lavoro dei controlli e anche, diciamo, quello dell'assistenza tecnica che in questo modo svolge su tutte le sedi un lavoro più, diciamo, omogeneo possibile. Sono Naturalmente, per contenta che rispondere finalmente si è sbloccata la chat, se mi permetti. Vai, Alessandro. No, anche per rispondere all'ultima domanda, sì, non dipende purtroppo da noi l'approvazione, nel senso che noi lo proponiamo, questo è uno strumento interno, cioè nostro, creato da me e dai colleghi della mia squadra per avvantaggiarci sul lavoro e che abbiamo concordato con ogni singolo RDL o con RDC e quindi naturalmente è avallato. Da loro sì, perché naturalmente seguiamo. Naturalmente io direi che per farle come linee guida generali sarebbe il caso di rivederle un po' insieme tra controllori e RDL, tutti insieme, perché ci sono alcuni che per esempio la pensano diversamente. Per esempio alcuni nelle spese tecniche inseriscono anche le spese relative all'articolo 92, che secondo me invece, essendoci una legge specifica ad hoc, non vanno inserite. Quindi ci sono piccoli chiarimenti da poter fare, però sì, non ci sono problemi poi. Io ne posso anche parlare col direttore Pescara se lo vuole approvare. Naturalmente, dopo una visione generale con più persone per arrivare a una quadra al 100% sulle cose che vanno bene a tutti. Che ne dici, Maria Rosaria? Ditemi Sì, voi, io sto. appunto Sono il tema totalmente a è, disposizione del lavoro, sì, poi il non so tema fare è altro. appunto da un lato queste sono state utilizzate, diciamo, a fini di approfondimento e didattici. Sono uno strumento di Esatto. lavoro di un pezzo, diciamo, della task force, possono diventare un modus operandi di tutti, ma laddove poi effettivamente condivise proprio con la regione. Quindi in questo momento sono Sì. condivise solo con una parte della regione, quindi è importante per diventare, diciamo, un patrimonio comune, e utilizzate in maniera, diciamo, comune, vanno poi gestite e organizzate con dei focus ad hoc. Però noi accettiamo, diciamo, la sfida e a questo punto, parlandone poi con l'organismo di programmazione, possiamo proporre dei momenti di analisi ad hoc di queste linee guida per poi stendere, diciamo, un qualcosa che possa essere poi utilizzabile da tutti. Allora, ci Io, sono. Maria Sì. Rosaria, scusa, posso finire una cosa solo sulle spese tecniche, così almeno finisco il tutto, perché vedo che mancano 5 minuti. Io volevo solo dire appunto che i decreti per il computo sono il 50 del 2016, il 143 del 2013 e il 163 del 2006, vado veloce perché sta finendo il tempo, e sono quelli che praticamente ci danno ad hoc una soluzione per l'inserimento appunto delle spese tecniche generali che riguardano le attività preliminari alla realizzazione dell'intervento, la relazione geologica o geotecnica, le conferenze di servizio e la richiesta di pareri, il coordinamento in fase di sicurezza e di progettazione, la direzione dei lavori, la progettazione dell'intervento in tutte le sue fasi, il collaudo statico e specialistico, il collaudo tecnico amministrativo, il supporto al responsabile del procedimento e l'assistenza tecnica giornaliera e contabilità dei lavori. Quindi possiamo dire che con certezza tutte queste spese comunque rientrano nella fattispecie delle spese tecniche e quindi vanno ad aumentare il monte percentuale della spesa ammissibile. Alcuni poi non vanno inserite, e quindi praticamente gli allacciamenti, le indagini geognostiche, geotecniche, rilievi topografici, l'attività di consulenza o di supporto specialistico, le commissioni
giudicatrici, le prove di laboratorio, l'IVA e la cassa sulle parcelle professionali e l'IVA sulla cassa delle parcelle professionali. Questi sicuramente possiamo dire che non vanno inseriti nel calcolo delle spese tecniche. Velocemente, noi sappiamo che per l'affidamento a professionisti esterni corrispettivi sono da porre a base di gara e per quanto riguarda invece appunto le spese tecniche, ho cercato di ricostruire un po' la normativa che ha portato dal 15% all'ammissibilità delle spese dal 6-8%. Inizialmente era ammissibile dal 15%, poi con la DGR 552-2014, la 725, che costituisce un'integrazione, solo per questo dipartimento, che era al 2,5, la spesa è stata portata con DGR 615 del 29-9-2021, anche qui al 6-8% per quanto riguarda alcune tipologie di lavori. Nel caso di attività svolte dal personale interno, noi sappiamo benissimo che sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 113,2, l'incentivo al RUP. Per quanto riguarda l'incentivo al RUP, noi sappiamo che è formato da due parti: un 80% del 2%, che è proprio il vero e proprio incentivo al RUP, e quindi va ai dipendenti, e un 2%, quindi il 20%. Ricordiamoci sempre che, come dice il codice legislativo 50-2016, al comma 2, praticamente il 20% non è possibile, non tanto, cioè né erogarlo e né calcolarlo quando praticamente abbiamo a che fare con lavori cofinanziati da fondi europei e nazionali oppure investimenti già determinati. Il restante 20%, quindi, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei e da altri finanziamenti a destinazione vincolato, sarebbe destinato all'acquisto da parte di beni, strumentazioni e tecnologiche. Ma nei nostri casi, cioè quando sono cofinanziati oppure quando abbiamo investimenti vincolanti, non lo possiamo proprio calcolare. Quindi il nostro incentivo al RUP si ferma all'1,80%. E questo viene chiarito bene dalla sentenza della Corte dei Conti Toscana, delibera 80-21, con cui si è chiarito che il 20% del fondo per le funzioni tecniche non può essere né destinato all'ente all'acquisto di beni, strumentalizzazione e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione e non può essere destinato a favore dei dipendenti e di conseguenza non possono andare a rifinanziare il conto. Quindi è come se noi in questi casi il fondo non è del 2%, ma è dell'1,80%. Scusate per la velocità, ma non sapevo come farlo. Come dirlo brevemente. Allora Alessandro, c'è solo giusto Paola De Gregorio che chiedeva come, dove e come va indicata la motivazione di un eventuale taglio. E già penso di aver risposto precedentemente. Io lo inserirei nella noticina a fianco alla spesa, proprio nel foglio 9, dove andiamo ad indicare tutta la spesa e quindi andiamo a tagliare la spesa e lo indichiamo nel campo 9 e nel campo anomalie dell'esito dell'ultimo del verbale vero e proprio. Allora, direi che stavolta abbiamo veramente spaccato il secondo, quindi logicamente è chiaro che sono emersi dei temi molto caldi e che necessiteranno di approfondimenti, quindi aspettatevi poi un eventuale sub-coinvolgimento su alcune, diciamo, delle questioni che sono emerse oggi. Sono, diciamo, molto contenta di come abbiate partecipato e che appunto i temi siano molto diciamo, attraenti, anche se pongono alcune diciamo, problematiche che sicuramente però insieme riusciremo a risolvere e a dare anche una magari impulso ad un lavoro congiunto e omogeneo diciamo tra le varie sedi perché comunque parliamo sempre dello stesso programma. Quindi io vi rimando in questo momento a tra 2 settimane, quindi diciamo, al prossimo incontro che si terrà con l'avvocato Caruso. Logicamente, se ci dovessero essere nel frangente sia richieste sia diciamo, decisioni relative poi a una fase di approfondimento su queste linee guida, logicamente sarete assolutamente coinvolti e informati. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima giornata. Buona giornata a Buona giornata a tutti. tutti. Grazie. Senza problemi.